La neopromossa Novara stende l'Inter 3-1 nell'anticipo della quarta giornata di Serie A, sempre più in bilico la panchina di Gasperini. I padroni di casa vanno in gol al 38esimo con Meggiorini su assist di Maggiarani e con chiare colpe della difesa interista. A inizio ripresa, il Novara è di nuovo pericoloso al 52esimo con Maggiarini che spreca solo davanti a Julio Cesar. L'Inter ci prova con Pazzini al 75esimo, ma l'attaccante è sfortunato e 10 minuti dopo Rigoni sigla su rigore il 2-0 per fallo, forse dubbio, in area di Ranocchia. All'89esimo Cambiasso accorcia, ma al 90esimo è ancora Rigoni che chiude i conti per il definitivo 3-1. Grande festa dei tifosi, il Novara era la prima uscita casalinga al Piola dopo 55 anni d'assenza dalla Serie Maggiore. In casa Inter notte di riflessione per il patron Moratti. Stasera intanto a Torino, nella nuova casa della Juve, arriva il Bologna. Il tecnico Conte è stato chiaro alla vigilia. Una grande squadra deve essere umile, scendere in campo con l'atteggiamento della provinciale, anche se è giusto pensare in grande. Il Bologna è ancora a 0 punti e a secco di gol dopo 2 giornate. Le altre partite sono Cesena-Lazio, Chievo-Napoli, Fiorentina-Parma, Genoa-Catania, Lecce-Atalanta, Milan-Udinese e Palermo-Cagliari. Domani chiude il programma al posticipo Roma-Siena. Occhi puntati in particolare sul Napoli, fin qui delle meraviglie. Riusciranno Cavani e compagni ad imporre la propria legge del gol anche su un campo ostico come quello del Chievo? Il big match è sicuramente Milan-Udinese. Allegri, il tecnico, deve fare ancora meno di giocatori preziosi. Oltre ai mediani, Flamini, Gattuso e Ambrosini, sono indisponibili Ibrahimovic, Robinho, Boateng e Mexès.